Brindisi con acqua potabile estratta da una delle circa 409 utenze attivate nella frazione balneare di Manfria. Dopo tante polemiche, ieri finalmente la zona ha l'acqua che sgorga dai rubinetti e per l'occasione è stata celebrata una festa che si concluderà domani alla presenza, tra gli altri, del sindaco Domenico Messinese, del presidente del consorzio Piana Marina Giuseppe Raniolo e dei tecnici della Divina Acquedotti. Il servizio idrico è attivo 24 ore su 24, così facendo non sarà necessario ricorrere al servizio di autobotti. Ma oggi si concretizza una favola che aggela ogni elezione veniva ripetuta, quella di portare l'acqua a Manfria. Noi in realtà, grazie all'aiuto dei cittadini di Manfria che si sono consorziati, grazie a un'impresa che è la Divina Acqua che ha fatto i lavori, abbiamo reso quella favola in realtà. Noi abbiamo appoggiato il volere dei cittadini, siamo per l'acqua pubblica e sicuramente quando un acquedotto viene realizzato dagli stessi cittadini, sicuramente è un acquedotto pubblico perché è fatto da più componenti di una parte collettiva, non è sicuramente un qualcosa che serve solo a dare il reddito a una società. Noi in modo molto testardo abbiamo creduto che sia importante dare servizi oggi e non favore domani ed è per questo che abbiamo fatto in modo tale che è stato possibile realizzare la condotta, che era la cosa fondamentale. Dopodiché per fare la fornitura che la fa Saltacqua in questo territorio è soltanto un dettaglio. L'importante è che finalmente a casa dei cittadini di Gela che abitano nel quartiere di Mantria, l'acqua esce dai rubinetti, acqua di buona qualità che si eroga 24 ore su 24. Giuseppe Raniolo, presidente del consorzio Piana Marina. Siamo riusciti, così come è stato promesso nel tavolo tecnico di marzo in presenza dell'amministrazione comunale, noi già avevamo ottemperato alla erogazione di acqua nel villaggio e in contrada Manfria. Questo è una spinta in più che ci hanno dato i nostri consorziati perché in massa si sono consorziati e hanno gridato a voce alta: vogliamo l'acqua. E noi non abbiamo fatto altro che soddisfare le esigenze dei nostri consorziati, ma questo è un punto di partenza per far emergere questo villaggio, far emergere e cambiare. Questo è un messaggio che faccio ai nostri compaesani gelesi, questo è un punto di partenza per cambiare la faccia della nostra città.